premiato con una targa il velista Giancarlo Pedote, che di recente ha compiuto il giro del mondo in solitario in barca a vela. Tenuta a battesimo la Fondazione Alfredo Catarsini 1899, intitolata al maestro versiliese. Approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico per il 2021 di Artea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il giro del mondo in barca a vela. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto premiare con la consegna di una targa l'impresa del velista e navigatore oceanico toscano Giancarlo Pedote, che il 28 gennaio scorso ha tagliato il traguardo della nona edizione del Vendée Globe, diventando uno dei pochi skipper ad aver completato un giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza. Pedote è giunto ottavo al traguardo. Mi piace molto avere delle opportunità per oltrepassare i miei limiti, per trovare sempre dei nuovi obiettivi da raggiungere, per superare me stesso. Ho trovato nello sport della vela queste grandi opportunità e realizzare il Vendée Globe, l'Everest della vela, il giro del mondo in solitario, senza scalo, senza assistenza, è stata una grande opportunità e una grande soddisfazione. Beh, sono delle circostanze chiaramente estreme, proprie di ogni grande impresa, e quindi da un lato un grande senso di concentrazione, di determinazione nel portare avanti i propri obiettivi, e a volte chiaramente in quanto esseri umani proviamo anche paura verso delle situazioni chiaramente impreviste e complesse che devono essere risolte. Io mi sono appassionato nel Golfo di Follonica, dove ho iniziato a fare i primi bordi sul windsurf, poi la mia passione è proseguita verso delle imbarcazioni di taglia più grande, ho cominciato a essere un regatante su barche armatoriali e poi dalle barche armatoriali mi sono spostato su un progetto personale. Ho avuto la grande fortuna di incontrare il mio sponsor Prismian Group, che mi segue da 14 anni, e con loro siamo arrivati assieme al Vendée Globe. La Vendée Globe è una regata per barche a vela che consiste in una circumnavigazione completa in solitario, senza possibilità di attracco o di assistenza esterna, con arrivo e partenza dal porto francese Les Sables d'Olonne. Per compiere il suo viaggio intorno al mondo è impiegato quasi 81 giorni. Sentivo il dovere di ritornare qualcosa ad un nostro concittadino, ad un abitante di Scandicci che ha portato il buon nome del paese, dell'Italia, della Toscana tutta, ma anche della nostra comunità di Scandicci, agli onori e alle cronache del mondo per un avvenimento e un accadimento sportivo di grande, grande rilevanza. Il giro del mondo in 80 giorni, in solitaria, e quindi mi sembrava doveroso e corretto proporre all'attenzione del Consiglio regionale e del Presidente Mazzeo, che ringrazio per l'attenzione prestata, un riconoscimento a questo nostro concittadino. Qui noi vogliamo premiare un atleta, un navigatore, un campione che ha portato in alto i colori dell'Italia e io dico anche della nostra Toscana. Un risultato incredibile, non era mai successo a nessun italiano di riuscire a piazzarsi tra i primi 10, un risultato che ci rende orgogliosi. Come Consiglio regionale, noi in questi mesi, da quando sono diventato presidente, vogliamo raccontare le storie migliori di nostri concittadini. Il simbolo della nostra regione, lo vedete bene lì, è il Pegaso alato. Il Pegaso alato è fatto, diciamo, e rappresenta benissimo quello che noi siamo. Da un lato le sue zampe radicate nella storia, nei valori, nella tradizione, nella bellezza della nostra Toscana e anche un po' nella fantasia dei toscani, e dall'altro le ali che ci portano verso il futuro, un futuro fatto di speranza, un futuro fatto di opportunità e anche un futuro migliore. E il messaggio che Giancarlo ci ha mandato è quello di crederci sempre, di non mollare mai. Mentre parlavamo, gli ho detto come si fa a vivere questa esperienza così difficile, un'esperienza che ti cambia il modo di vivere, e serve determinazione, serve coraggio, serve intraprendenza, ed è esattamente quella che è l'idea della nostra Toscana ed è il motivo per cui abbiamo deciso di dare questo riconoscimento a un toscano che ha portato in alto il nome della nostra regione. Nasce la Fondazione Catarsini. Questo battesimo ci riempie il cuore di speranza, perché investire in arte, cultura, bellezza, in giovani e in figure che hanno fatto la storia significa soprattutto investire nella Toscana. Così ha esordito il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, introducendo la conferenza di presentazione della Fondazione Alfredo Catarsini 1899, intitolata al maestro versiliese, pittore, scrittore, critico e poliedrico animatore di proposte culturali. È un momento
importante in un tempo in cui sono chiusi i teatri, sono chiusi i musei, non si riescono a fare mostre, sapere che c'è ancora chi investe sulla cultura ci dà forza e anche un po' di speranza. Per questo ho accolto con piacere l'invito che la Presidente Giachi mi ha rivolto insieme alla Fondazione e sono qui per mandare questo messaggio di speranza perché non vediamo l'ora di poter ripartire, le nostre mostre, i nostri luoghi di cultura possono tornare a riaprirsi. Questo fanno grande la nostra regione, la bellezza della Toscana è nella sua storia, nell'arte, nella capacità di saper trasmettere qualcosa di veramente profondo alle cittadine, ai cittadini e anche ai visitatori della nostra regione, sapere di poter avere qui con noi oggi chi vive di cultura e chi ha fatto la storia attraverso le proprie opere della nostra regione è qualcosa di davvero bello, di davvero importante e il segnale di vicinanza mia oggi qui è un segnale, come dicevo prima, di speranza di poter ripartire e di poter uscire anche con le nostre bellezze da questa terribile pandemia che ha sconvolto la vita di ciascuno di noi. È un fatto importantissimo per la cultura in Toscana, la nascita della Fondazione Catarsini, il maestro pittore la Fondazione Via Regina, ed è importante festeggiarla e presentarla qui oggi nel Palazzo del Consiglio regionale, perché qui si tenne 16 anni fa l'ultima retrospettiva del maestro, il cui autoritratto poi finì agli Uffizi. È molto bello ed è anche importante farlo in un periodo come questo, che ci vede fortemente provati dalla pandemia e che vede il settore della cultura in generale messo davvero a dura prova dalle restrizioni, dalle misure restrittive e da questo difficile frangente. Una fondazione che nasce, specialmente una fondazione ricca come questa, con un bel sito, piena di un calendario di attività molto ricco, è un segnale positivo e ci mostra come non dobbiamo mollare mai e stringerci intorno a ciò che ci rende davvero quelli che siamo. E non c'è dubbio che per la Toscana la sua la profondità delle sue radici culturali e la quantità di artisti a cui ha dato i natali siano un punto di riferimento che segna la rotta anche di una ripresa futura. La Fondazione si propone, oltre alla conservazione e valorizzazione dell'opera intellettuale e artistica di Catarsini, ricercatore nel mondo dell'arte, di intraprendere anche le azioni volte a sviluppare la promozione, la ricerca, la formazione di tutte le attività inerenti alle discipline artistiche in ogni profilo e espressione. Da qui la promozione di ricerca e studi, ma anche la formazione diffusa e la valorizzazione di giovani talenti accanto a seminari, convegni, festival e mostre, senza dimenticare la conservazione e valorizzazione delle opere, gli arredi e l'archivio storico dell'Atelier Alfredo Catarsini, attualmente ospitati e aperti al pubblico nei civici musei di Villa Paolina Bonaparte a Viareggio. Ora noi apriamo con una mostra a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, con una selezione di opere importanti che appunto vogliono aiutare il visitatore alla migliore comprensione della poetica di Catarsini. Abbiamo in programma la ristampa del libro Giorni Neri con la nave di Teseo. La ristampa del libro Giorni Neri impegnerà moltissimo la Fondazione perché è un libro che racconta il periodo della Resistenza e quindi della lotta partigiana in Lucchesia, dove mio nonno affrescato delle chiese e quindi sarà un modo anche questo per ampliare le sinergie che si possono creare intorno a questo tema così importante. Il libro che abbiamo realizzato invece serve proprio per far chiarezza anche attraverso l'archivio storico di tutte le tappe e di tutta la vicenda artistica di Catarsini, tutta fatta attraverso la documentazione. Il bilancio di Artea. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico per il 2021 di Artea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il bilancio prevede di chiudere in pareggio con un valore della produzione di oltre 3.278.000 euro. La proposta di delibera è stata illustrata dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, Ilaria Bugetti. Bugetti ha ricordato che i due più grossi investimenti oggi previsti sono una spesa di 200.000 euro per l'affidamento a terzi dello sviluppo di un software per il monitoraggio dell'occupazione del suolo e di 170.000 euro per l'acquisizione di licenze per l'utilizzo di software, spese su beni terzi, acquisizione di hardware e arredi. E abbiamo approvato il bilancio preventivo per il 2021 del bilancio di Artea, che ricomprende tutti i fondi europei FEAGA e FEASR.
sono molto importanti perché gestiscono una parte di un settore strategico per la nostra regione di oltre 3 milioni di euro e 137.000 prese in carico di imprese e di pratiche. E adesso siamo nella fase cruciale, infatti per il 2021 dovremo ultimare quella che è la gestione e la riscossione, il pagamento della fine fondi di questa fase, quindi fino al 2023 come data ultima, e cominciare a programmare il 21-27. Quindi con prospettive interessanti, perché ricordo che Artea non gestisce solo la parte dei fondi agricoli, benché preponderante, ma anche fondi europei, programmi regionali extra agricoltura. Quindi rimane un ente per noi strategico che ancora di più in questa fase dovrà occuparsi di relazionarsi con le aziende e con la regione per far sì che si riescano a spendere, come ben fatto fino ad oggi, tutti i fondi che arriveranno a questa regione.